Allora, buongiorno ragazzuoli di nuovo. Volevo dirvi che con grande dispiacere mi devo. Non dedicherò troppo tempo a questa cosa oggi perché è bad vibes. Mi fa veramente dispiacere dover tornare a parlare di questa cosa nel 2023. Però ragazzi, io non posso avere giornali come Varese News che scrivono delle inesattezze gigantesche perché è. Diffamazione nei miei confronti, cioè non sono mai successe cose che sono state scritte da questo giornale e di conseguenza ragazzi io mi devo difendere, perciò quando troverò inesattezze sui giornali io li taggerò e rettificherò. Niente, solamente questo. Per il resto vado a farmi una bella passeggiata nel bosco con le mie amiche, così mi prendo un po' di natura e good vibes. Cioè, ma siamo impazziti. Adesso ok tutto, io capisco tutto, ragazzi. Però se volete fare la ricostruzione degli eventi, allora vi studiate le pagine dell'indagine, perché io le conosco, le ho lette, le ho studiate. E, qua si sta saltando un terzo personaggio, del quale io non farò nomi perché non ho voglia di problemi legali. Quindi lo chiameremo Terzo. Terzo era in contatto col 18enne e il mio ex. Terzo è andato fino a casa del 18enne, terzo ha preso i soldi e c'è una dichiarazione, ragazzi, una dichiarazione scritta pure, cioè nelle carte, della madre del 18enne che dice: a casa mia ha suonato tizio, è venuto, ha preso i soldi, è tornato in auto. Cristina Bertevello, la madre del 18enne, in casa non l'ha mai vista perché Cristina Bertevello non si è mai permessa di entrare in casa di uno a prendere dei soldi. Cioè, questa cosa non è mai accaduta, la ricostruzione è totalmente sbagliata, cioè non potete scrivere una cosa del genere. Ma che, cioè, che giornalismo è, ragazzi? Ma io mi devo difendere qua nei social. Devo difendermi su Instagram dalle cose che dicono i giornali che dovrebbero saperlo fare meglio di me. Vabbè. Ma poi anche quel marocchino messo in mezzo, tra l'altro, pure quel marocchino era nella mia tale posizione, non sapeva niente di quello che stava accadendo. Io, cioè, ma perché poi non vi sto a raccontare i fatti, raga, perché qua veramente gomorra, ve lo giuro. Però quel mio ex l'avevano rapinato, sequestrato 2 giorni prima, quindi io gli avevo lasciato il mio cellulare. E per questo c'è stata molta confusione perché loro hanno dovuto fare la ricostruzione delle chiamate, eccetera. Il mio ex a distanza usava il mio cellulare, io ero pure senza telefono dentro una macchina con gente che non conoscevo, che dicevo: che cavolo sta succedendo? E il mio ex si stava mettendo d'accordo col terzo per i soldi. Io, ma che cavolo ne so? Cioè, ragazzi, io non conosco né la vittima, di Carnefici conosco il mio ex. Fine. Fine. Fine, ragazzi. Cioè, non mi sono presentata davanti a quell'abitazione. Ero in una macchina a fare what the fuck. E dato che sono rimasta in una macchina a fare what the fuck, io posso dire che mi diciate: ma dovevi fare la paladina della situazione, salvare tutti. Ok, va bene. Col senno di poi potevo fare la paladina? Potevo dissociarmi, scendere dall'auto, fare: ragazzi, io scappo, basta, mi avete rotto tutti. Non l'ho fatto. Non l'ho fatto, ok? Datemi la responsabilità. Va bene, va benissimo. Ma 3 anni e 4 mesi. Cioè, io devo andare in Cassazione per una cosa del genere, raga. Madonna, Maronna Carmine, veramente. Maronna Carmine mi viene da dire, perché in che altro modo dobbiamo descrivere questa cosa? Poi gli stupratori, assassini, stalker, tutti questi qua a piede libero. C'è cioè una stalker. Una stalker. Schizofrenica che minaccia e segue perseguita Felicia, processo. Niente, a Cristina Bertuello. Sì. Cioè, raga, io mica sono rubare, perché noi dobbiamo rubare nella vita. Sì. Rubare il nostro lavoro. No. Io sono un influencer del cazzo, mollatemi. Sorgono sempre in maniera Ecco, diversa. queste cose mi fanno piangere, di queste cose dovremmo parlare. Altro che Cristina Bertevallo, ma vaffanculo a Cristina Bertevallo. Perché i giornali non parlano di queste cose che sono veramente gravi?
Mi capitano i TikTok su tutte queste morti silenziate. Boh, perché sono arabi? Perché esiste? Parliamo dell'Iran, non sono meno fratelli, no? Non è Ucraina, quindi ne parliamo di meno. Perché non sto più sentendo notizie su questo popolo. Dopo questa cosa la chiudo oggi perché troppo tempo. Ma devo leggertelo o riesci a leggere da solo? C'è scritto che il mio ex ha messo in contatto due spacciatori, il pusher. C'è scritto nell'articolo, io ripeto quello che c'è scritto e basta. Daniele Del Monte e quest'altro ragazzo Mattia Crosta, che dovrebbe essere 18enne, verso il quale il mio ex ha fatto le vendette. Loro hanno comprato la droga, loro tra di loro non si sono ridati i soldi. A me? Ma io che c'entro? A me che me ne frega degli affari di questo Mattia con Daniele Del Monte? L'unico problema è che essendo che questi si sono messi a fare i pazzi, Gomorra, e io ero la fidanzata di uno, sono stata messa in mezzo, ma tutte queste cose di batteri di droghe non mi riguardano, cioè non sono fatti che riguardano me. E nel caso tu non sappia leggere, fattelo leggere da tua madre, perché c'è scritto in quell'articolo, ti ho sottolineato la parte dove c'è scritto chi ha fatto cosa. È una roba tra persone che non conosco. Cioè, ma ragazzi, abbinatemi alle unghiette, guarda, va che unghie. Non la droga, ma che è sta roba? Ma che è sta roba? Ma quando mai io sono stata dietro a questi affari qua, schifosi? Avete rotto, avete rotto. Ovviamente queste cose le vedrò con i giornali perché dovrò rettificare, però lo farò anche nei prossimi giorni. E in più in Cassazione, come la giustizia italiana funziona, mi dovrò fare un team di avvocati e spiegare le mie di nuovo. Comunque, chiudiamola qua. Vi ho messo la foto delle unghie, fatemi sapere cosa ne pensate. No, non riesco a smettere di parlare di sta roba perché mi vengono in mente cose. Io ho rifiutato di andare da Barbara D'Urso. Ora la taggo. Non perché avessi niente contro di lei o il suo format. Era un consiglio del mio avvocato. Mi ha detto che in questo momento non è il caso, affidati alla legge. Quindi io non sono riuscita a dire la mia. Però il ragazzo testimoniò, assurdo, sul fatto che io e lui non ci siamo mai rivolti parola. Cioè, il ragazzo vittima ha detto, no, lei non mi ha alzato le mani, in realtà non ci siamo mai parlati e non l'ho quasi vista. Quindi, capito? Allora, mi dispiace dovermi confrontare anche con la Tribuna di Treviso, che da quello che so è un giornale di tutto rispetto perché è pure della mia città, però ragazzi, io mi devo imporre perché io non mi posso far diffamare a caso ed è molto grave che nel titolo venga scritto che io ho partecipato e favorito a un pestaggio. Non è vero, ragazzi, non è vera questa informazione messa nel titolo del giornale. Va rettificata perché giornalismo si fa riportando i fatti reali. Non mi è stata contestata questa cosa. Io le mani non le ho alzate mai nei confronti di nessuno. Non ho mai preso i soldi a nessuno. Non mi viene contestato questo. Se volete la mia testimonianza a riguardo, o più informazioni, dato che mi sono letta tutte le carte, contattate me. Raga, ma di che cosa stiamo parlando? Io ho denunciato Daniele Del Monte, voi non sapete niente. Ora ve lo dico urlando. Io ho denunciato Daniele Del Monte. Per un mese questa persona ha provato a uccidermi. Ok? Nessun giornale ha parlato di sta cosa. Ora mi devo arrabbiare? Sapete cosa hanno trovato in casa Daniele Del Monte? Dopo che io ho avvisato i carabinieri che sapevo che questa persona voleva farci saltare in aria? Un ordigno esplosivo, due sacchetti di esplosivi e sette candelotti di tritolo in casa.
Questa è una cosa seria che fa venire i brividi. No, Cristina Bertevello che... Bla 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 bla. Di questa cosa perché non si parla? Io... Per fortuna oggi l'ho fatta presente dei giornali perché gli era sfuggita per quanto la cosa è concentrata su di me. Poi, raga, ma sto guardando... Cioè, io comunque... Oh, non dico che mi sono comprata nei migliori dei modi, perché col senno di poi sono tutti dei bravi ragazzi. Potevo fare qualcosa di meglio? Sì, ma voi non avete idea cosa ho passato. Cioè, voi non avete idea nel giro di una settimana davanti a che persone mi sono ritrovata. Questo Daniele Del Monte ha sequestrato il mio ex con una pistola, gli ha sequestrato il cellulare 2 giorni prima. Io gli ho prestato il telefono, mio ex ero terrorizzata, l'ho seguito in quella macchina perché non sapevo cosa stesse succedendo. Mi sono trovata in mezzo a tutta sta grandissima schifezza e ora sono pure responsabilizzata più di tutti. Quindi questa per me dovrebbe essere una tragedia, altro che prendermi io le colpe. E vi dico, se c'ho una mia colpa, mi responsabilizzo riguardo, ma il mio nome non deve essere associato alle azioni degli altri, è questo che io dico. Se fossi una delinquente, avessi provato a delinquere, avessi fatto qualcosa di sbagliato, io sarei più che contenta che prendermi di prendermi tutte le responsabilità. È l'ingiustizia che non mi va bene, ragazzi. Perché Daniele Del Monte, colui che ha provato a farci saltare in aria, colui che ha sequestrato il mio ex, colui che l'ha picchiato con la pistola, che gli ha puntato una pistola addosso, colui che si è presentato sotto casa nostra con le pistole, colui che ci ha perseguitati, raga, Gomorra. Gomorra si è preso 3 mesi in più di me. Quindi se io faccio tutte le sue azioni, è più o meno quello che ho fatto adesso, ovvero niente. È per questo, raga, che io sono interdetta. Cioè, non voglio fare le guerre dei poveri, raga, ma questo è ingiusto. Non posso stare zitta di fronte all'ingiustizia. È necessario che i professionisti che scrivono gli articoli di giornale facciano informazione pulita, perché queste sono fake news o comunque news manipolate. Non potete scrivere inesattezze così grandi se proprio volete fare la ricostruzione di fatti, perché in quella macchina non c'è nessuno che ha alzato le mani su nessuno, perché eravamo divisi, di conseguenza chi stava in quella macchina non sapeva nemmeno che quel ragazzo le avesse prese, che poi ha preso 2 sberle, o ha preso una bastonata, non ho capito, non c'ero, non c'ero, ragazzi, cioè, non ho neanche visto sta cosa, non ho raccolto i soldi, non è là che io entro in gioco, là entra in gioco chi è andato a prendere i soldi. Io sono implicata in altre cose, non nella progettazione di tutto questo. Non conosco nessuno di loro.